Dopo il voto al Quirinale, il governo prova ad accelerare. Domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri il piano di ricostruzione europeo e il decreto scuola su DAD e quarantene. Ma la corsa al Colle ha lasciato profonde divisioni. La Lega riunisce il Consiglio federale. Salvini rivendica la scelta di Mattarella, non risponde agli attacchi della Meloni e rilancia l'idea del Partito Repubblicano, modello Stati Uniti. Io non dico di no mai a nessuno. Io lavoro per unire, non per dividere. Dagli alleati del centrodestra la proposta di Salvini viene accolta con attenzione, ma senza troppo entusiasmo. Il nostro punto di riferimento politico, per semplificare, è il Partito Popolare Europeo. Quindi, se c'è un partito repubblicano che federa diversi soggetti, ma che fa riferimento come sua carta di valori e sua proposta politica alla moderazione al centro del Partito Popolare Europeo, firmiamo domani mattina. Il post voto lascia veleni anche all'interno dei 5 Stelle, Conte contro Di Maio e viceversa, tra accuse social e minacce di espulsione. Si parla di espulsione? Io, insomma, mi pare che veramente siamo a dei livelli di esagerazione folle. Il ministro degli esteri intanto prova a riconquistare spazio, incontra il capo dei servizi segreti Elisabetta Belloni, lanciata nella corsa al Colle e poi nell'ultimo strappo abbandonata. Di lui mi fido, dice la Belloni, mentre il PD lavora per una modifica della legge elettorale con il ritorno del proporzionale.